Cari amici, benvenuti sempre qui dal CES 2020. Siamo sempre nella zona delle startup in compagnia di Nimio, un'azienda che sta realizzando delle tastiere completamente customizzabili. Tutti i vari tasti, la possiamo vedere adesso nelle immagini che vi mostriamo, hanno nella loro parte inferiore uno schermo e ink, e tramite un software potete andare a cambiare completamente quello che è il layout della tastiera. A cosa serve questa tipologia di tastiera? Beh, a diverse tipologie. Prima di tutto la possibilità di andare fisicamente a cambiare il layout della tastiera, quindi da quello italiano a quello inglese a quello di qualsiasi altra lingua. È un prodotto pensato per il business, ma potrebbe essere utile anche ad esempio per i creator, perché subito dopo il lancio tramite software potrà essere personalizzata anche ad esempio inserendo delle macro, inserendo delle shortcut su qualsiasi tasto. Immaginiamo ad esempio chi fa fotoritocco, chi fa montaggio video, e potrà creare una tastiera speciale con tutte le funzioni presenti su vari tasti, velocizzando chiaramente di molto quella che è la fase di produzione. Questo è probabilmente il layout finale, stanno ancora cercando di capire quale design piace anche maggiormente qui, intervistando le varie persone che visitano il CES. Non è presente ancora, almeno inizialmente, una versione con il tastierino numerico, ed è anche Bluetooth, quindi con una batteria che durerà circa una ventina di ore, quindi dovete ricaricarla sia un giorno sì e un giorno no. L'obiettivo di fare anche una versione, come dire, così compatta è per permettere di spostarla facilmente non solo da una parte all'altra dell'azienda, ma anche come dispositivo personale collegata a un notebook, portandola a casa, portandola al lavoro, perché come detto si adatta veramente a molte situazioni, e addirittura oltre a funzionare con Windows e con Mac potrà funzionare anche con i dispositivi portatili. Unica nota negativa per ora è quella del prezzo, perché l'obiettivo, ci hanno detto, è di vendere attorno ai 399 euro, che è sicuramente un prezzo molto importante, però come detto ci hanno specificato che per loro questo è un prodotto business, e quindi in qualche maniera ovviamente se può aumentare la produttività l'azienda sarà ben disposta chiaramente a spendere un costo elevato per un prodotto che può esserle utile. Per ora è tutto, arriverà verso metà anno, fine anno. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao!